buongiorno a tutti. Vi devo presentare il professor Capaccioli, che ha un lungo e ricco di valore curriculum per il lavoro che ha svolto. Astrofisico, si è laureato a Padova e ha poi percorso tutte le tappe della carriera universitaria fino a diventare professore ordinario prima a Padova e poi all'Università Federico II di Napoli. Ha naturalmente svolto, insieme all'attività accademica, anche l'attività di ricerca, perché è uno studioso. Ha collaborato ed è stato membro o direttore o presidente, come lo è stato, della Società Astronomica Italiana, ed ha cooperato anche con, non solo in Italia, ma con università straniere, ed è anche docente onorario dell'Università di Mosca, oltre che naturalmente autore di articoli scientifici e di pubblicazioni scientifiche. È anche un divulgatore della scienza. La comunicazione che terrà questa mattina per noi ha un titolo estremamente intrigante: Il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi. Siamo curiosi di ascoltarlo, perché anche per chi come me niente sa del cielo stellato sopra di noi, questo titolo lo intriga e lo interessa fortemente. Lo ringraziamo della sua presenza e gli diamo la parola. Dopo la sua comunicazione ci sarà il tempo per qualche domanda, laddove ci sia, come ci sarà, interesse ad avere qualche ulteriore informazione. Grazie al professor Capaccioli e gli lascio la parola. Grazie, buongiorno. Sì, il titolo è stato ovviamente rubato dalla chiusura della Critica della ragion pratica di Kant. Voi sapete che Kant ha scritto tre famose, celebri critiche che riguardano in qualche modo il modo di acquisire la conoscenza, che riguardano il rapporto con la natura e l'estetica, diciamo. Kant dice: legge morale dentro di me, cielo stellato sopra di me. Io ho preso questa frase non nel senso che Kant probabilmente voleva dargli, ma nel senso che piace a me. Il cielo stellato sopra di noi a simbolo della scienza, la legge morale dentro di noi a simbolo dello scienziato, cioè di colui che fa la scienza. Da un lato c'è la natura, dall'altra parte c'è l'uomo che cerca di interpretare questa natura, e nell'interpretare questa natura, ahimè, non può utilizzare soltanto una ragione astratta, ma utilizza anche tutte quelle che sono le funzioni, le esperienze, le limitazioni della sua natura umana. Io ho scritto qui, ho ricopiato la conclusione della Critica della ragion pratica, non ve la leggerò, ma a un certo punto, comincia naturalmente con la frase che vi ho detto: due cose riempiono l'anima di ammirazione e reverenza, sempre nuove e crescenti, quanto più spesso e a lungo il pensiero si sofferma su di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. E dopodiché analizza questi due punti. Un passaggio che mi sembrava particolarmente significativo è la prima vista di una innumerabile quantità di mondi, per così dire, aumenta la mia importanza, che è quella di una creatura animale, la sorpresa dell'uomo di trovarsi di fronte all'immensità del cosmo. Mi è venuto in mente l'infinito di Leopardi, quando Leopardi dice: ma sentendo e mirando interminati spazi di là da quello e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo
ove per poco il cor non si spaura. È l'uomo che si confronta con il cosmo. Sempre andando avanti, la seconda, cioè la legge morale dentro di me, la seconda, al contrario, innalza infinitamente il mio valore, che è quello di una intelligenza grazie alla mia personalità, nella quale la legge morale mi rivela una vita indipendente dall'animalità. E qui c'è la preoccupazione dell'uomo, che si potrebbe riassumere con questa banale domanda: da dove vengo, dove vado e che diavolo ci faccio in questa parte dell'universo, qui e ora? L'ho voluta riprendere con due passaggi, uno di Monod, Il caso e la necessità. Se non l'avete letto, leggetelo, è un libro del 70, nel quale Monod, che è un grande medico, un grande biologo, analizza il rapporto dell'uomo con la natura e naturalmente vede questo rapporto in modo pessimistico. L'antica alleanza è rotta, l'uomo sa finalmente di essere solo nell'immensità indifferente dell'universo nel quale è emerso per caso. Non c'è nessuna finalità nell'esistenza dell'uomo, non c'è nessun rapporto con il soprannaturale, noi siamo qui, siamo stati dotati di un'intelligenza che ci consente di guardare il cosmo, ma contemporaneamente non sappiamo come rapportarci con essa, perché questa intelligenza si rapporta con un mondo che è indifferente alla nostra presenza. Non è il punto di vista di un altro premio Nobel, questa volta della fisica chimica, che è Ilya Prigozhin, un russo trapiantato negli Stati Uniti, che parla invece di una nuova alleanza, cioè pur negando naturalmente il rapporto con il soprannaturale, però immagina che ci sia un legame forte tra l'uomo e la conoscenza della natura. La conoscenza della natura che riforma una alleanza tra l'uomo e questa natura indifferente. Perché ho fatto questa premessa? Perché vorrei, in una carrellata di tipo astronomico, poi vedremo, far vedere come l'humanitas, l'essere uomo, qualche volta non è di aiuto alla scienza, ma è in conflitto con la scienza. Così come è in conflitto con la scienza la fede, nel senso che si tratta di due ambiti che dovrebbero essere perfettamente distinti. Allora, se noi vogliamo questa alleanza tra Dio e l'uomo e in mezzo ci mettiamo lo scienziato, quello che viene fuori tipicamente è un rogo. Un rogo che può essere fatto dall'uomo di fede nei confronti dello scienziato, ma può essere anche fatto dallo scienziato nei confronti dell'uomo di fede. È una invasione di campo in entrambi i casi che non va bene. Un esempio clamoroso è la Bibbia contro Galilei. Galilei, quando fece le sue osservazioni nel 1609 a Padova, del cielo stellato sopra di lui, furono le prime osservazioni fatte con il cannocchiale. Galilei ebbe l'abilità non di puntare il cannocchiale al cielo, l'avevano fatto prima di lui, ma di intendere ciò che vedeva, di avere il coraggio di ammettere che ciò che vedeva era contro ciò che si credeva. E naturalmente all'inizio viene straordinariamente apprezzato, poi appena è passato l'entusiasmo iniziale e si incomincia ad attaccarlo, e lo si attacca soprattutto sulla base dell'affermazione impropria che Galileo Galilei avrebbe dimostrato la validità del sistema copernicano, che poneva il sole al centro del mondo e non la terra. Impropria perché Galileo non dimostra questo, dimostra soltanto che Aristotele ha torto. Però al medesimo tempo pericolosa, perché nega un'affermazione della Bibbia. L'affermazione della Bibbia che dice che Giosuè, il grande generale di Israele,
che durante la conquista della terra dei Cananei deve sterminare una tribù con l'aiuto di Dio, e beh, a un certo punto non ce la fa, sapete com'è, uno non ha finito il lavoro, sta arrivando sera, e che cosa dice al Padre Eterno? Per piacere ferma il sole e la luna in modo che io possa completare il mio sterminio. Ed effettivamente il Padre Eterno lo fa. Ma allora se ferma il sole e la luna, questo significa che il sole e la luna si muovono, dunque è la terra immobile al centro del mondo. Questa affermazione, non ve lo leggerò perché non c'è il tempo, ma viene ripresa da Galileo Galilei in una famosa lettera a Cristina di Lorena, la mamma del Granduca. E Cristina si sente dire a Galileo Galilei, guarda, dice che io ho scoperto delle cose bellissime che hanno fatto inferocire un sacco di gente, anzi mi hanno mandato contro i Doberman della Chiesa. Ma è assurdo tutto questo, perché non l'ho inventato io il fatto che Giove abbia 4 satelliti che le girano intorno, è un dato di fatto, dobbiamo semplicemente mettere a posto le cose. Ecco, vedete come la scienza, in particolare in questo caso l'astronomia, possa confliggere gravemente con la fede quando i due ambiti vengono impropriamente a contatto. La scienza poi ha una caratteristica che è molto diversa da tutte le altre attività umane. La scienza è cumulativa, cioè quello che io ho fatto, sia esso poco, sia esso molto, servirà a chi verrà dopo di me per costruire sopra ciò che io ho fatto. C'è una bellissima frase qui che viene da un'introduzione a un libro magnifico di Hubble, The Realm of the Nebulae, citazione di George Sarton, che è uno storico della scienza ma anche un chimico, che dice: i santi di oggi non sono necessariamente più santi di quelli di un migliaio di anni fa. I nostri artisti non sono necessariamente più grandi di quelli dell'antica Grecia, anzi, dice, forse sono addirittura peggio. E probabilmente e naturalmente i nostri uomini di scienza non sono necessariamente più intelligenti di quelli del passato. È tutto qua. L'uomo evolve in modo estremamente lento. Ma una cosa è certa, la loro conoscenza, quella degli uomini di scienza del passato, è al tempo stesso più ampia e più accurata. Cioè oggi io non sono più intelligente di Aristotele, ahimè, ma so molto di più di quello che sapeva Aristotele. L'acquisizione e sistematizzazione della conoscenza positiva è l'unica delle attività umane ad essere veramente cumulativa e progressiva. E in fondo è una parafrasi della frase di Newton che dice: se io ho imparato qualcosa è perché, se io ho potuto fare qualcosa è perché stavo sulle spalle dei giganti. Bene, aggiungo e poi passo agli esempi, qualche altra riflessione sparsa. Mi veniva una frase, io sono un melomane, per quello mi dovete scusare, ma per quello cito I Pagliacci di Leoncavallo, che nel prologo dice: egli ha per massima sol che l'artista è un uomo. L'artista è un uomo, anche lo scienziato è un uomo. E si porta dietro tutte le sue pulsioni, si porta dietro il bisogno di simmetria che c'è nell'uomo, che poi diventa un bisogno di bello. Vi ho scritto qui la famosa identità di Eulero, una delle cose più belle che ci siano in matematica. Vedete, si mette pi greco insieme a e, insieme all'unità immaginaria, insieme all'unità e insieme allo zero. È una cosa assolutamente straordinaria, di grande bellezza. Dirac, dovendo scegliere tra due equazioni, scelse quella più bella. Ma non è sempre vero, guardate che non è sempre vero. Infatti, Whitehead dice: cerca la semplicità, ma non fidartene. La natura è probabilmente indifferente all'estetica, che è una delle preferenze dei matematici. E allora andiamo alla peculiarità dell'astronomia, cioè in questo ambito di peculiarità gli esempi che vorrei portarvi vengono dall'astronomia. L'astronomia è l'unica delle scienze ad avere una musa, Urania. Questo ne fa qualche cosa di speciale. È anche l'unica delle scienze a figurare, delle scienze della natura, ci figura la matematica e la geometria, ma non ci figura
nient'altro, non c'è la chimica, non c'è la fisica, ma c'è l'astronomia tra le scienze del trivio e del quadrivio, cioè della formazione dell'uomo colto. È quella che più di ogni altra confina con la religione, ma anche con la superstizione. Ed è l'unica scienza ad avere degli amatori, amatori non come Rodolfo Valentino, naturalmente, gente che noi chiamiamo anche astrofili, ma i francesi chiamano amateur, no? E i russi chiamano con una parola che è, vedete, comincia con l'ublu, che è che vuol dire amore in russo. Allora, vediamo che cos'è l'universo per un astronomo. Attenzione, per un astronomo, cioè per un uomo che fa astronomia. È tutto ciò che si può osservare nel tempo e nello spazio. Lo strumento con cui si osserva è l'occhio e da un certo momento in poi è quello strumento che potenzia l'occhio. Ma alla fine di tutta la catena voi potete metterci questo telescopio, che è un telescopio del futuro, sarà pronto intorno al 2024-2025, avrà uno specchio equivalente di 39 metri di diametro, 39 metri di diametro, come una grande piazza. Riuscirà a vedere a distanze enormi indietro nel tempo. È inimmaginabilmente sofisticato dal punto di vista tecnologico, ma alla fine poi c'è l'occhio dell'astronomo. L'occhio dell'astronomo è il cervello dell'astronomo che deve giudicare. E attenzione, quando voi scrutate il cosmo, siete nella stessa condizione di questo scimmione che è andato a vedere LHC, il grande acceleratore del CERN. E che cosa vedrà uno scimmione? Quello che potrà. Cercherà di capire quello che vede, di intenderlo rispetto alla propria esperienza. Se vedrà il cestino con le banane del tecnico che sta riparando un computer, beh, quello lo capirà, capirà perfettamente cosa sono le banane. Ma quando verrà un oscilloscopio, cercherà di spiegarlo con le nozioni che ha, che sono nozioni elementari. Noi abbiamo lo stesso problema, siccome guardiamo non un laboratorio che abbiamo fatto noi, ma il laboratorio del cosmo che è lì, ci capita un sacco di volte di trovare non soltanto la banana che riusciamo a capire, ma anche cose che non riusciamo a spiegarci, per cui diamo delle interpretazioni che poi si incrostano e diventa difficile eliminare quando finalmente lo scimmione evolve e diventa un pochino meno scimmione. Tra l'altro l'astronomia ha un'altra peculiarità, l'astronomia ci fa viaggiare nel tempo, è come l'archeologia. Quando l'archeologo come Schliemann scava, trova i 7 strati di Troia, cominciando dal primo, che però è il più recente, andando indietro, scendendo e andando indietro, verso strati sempre più antichi. Bene, noi come in un pozzo, guardando nel cosmo, guardiamo indietro nel tempo e quindi possiamo osservare situazioni che non corrispondono minimamente alla nostra esperienza qui e ora. E quindi scavando può capitare di trovare un tesoro, ma può anche capitare di trovare dell'immondizia. Gli archeologi sanno usare anche l'immondizia del passato per ricostruire la storia. Gli astronomi anche, ma ripeto, non è necessariamente vero che esplorando un laboratorio di un altro uno riesca immediatamente a trarne vantaggio. Allora, la domanda fondamentale che si era posto Aristotele è: come in cielo così in terra? Cioè, ciò che c'è lassù è la stessa cosa di quello che c'è qua giù? Beh, a tutta prima io direi di no, perché qua giù tutto è corruttibile ed imperfetto. Non mi sto riferendo ai fatti della Basilicata, mi sto riferendo alla corruzione del tempo, al fatto che il tempo cambia le cose. L'incontrario della perfezione, abbiamo un professore di greco e latino, perficio, che cosa vuol dire? Vuol dire ho fatto, ho completato. La perfezione è una cosa che non si cambia più, è qualche cosa che... La Gioconda è perfetta perché nessuno si sognerà mai di andare e ritoccare, facendoli magari i baffi,
Qualcuno ci ha pensato, sì, ma è stato immediatamente incarcerato. Lassù invece i corpi celesti sembrano descrivere traiettorie immutabili nel tempo. Dunque, qua giù il tempo corrompe, lassù il tempo non corrompe. E quindi il cielo del mito, il cielo che trasferisce a sé quelli che sono i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre speranze, le nostre paure. Gli autori, qui li avete poca importanza, ma tutto questo ha costruito un universo geocentrico. Noi siamo al centro del mondo, è un mondo corruttibile ed imperfetto che finisce con la sfera della Luna, cioè con quella sfera che contiene il corpo celeste più vicino a noi. Da lì in poi abbiamo l'Empireo, dove i moti sono circolari ed uniformi, circolari perché la circolarità è il massimo dell'eleganza, ma anche il massimo della democrazia. Siamo tutti egualmente distanti dal centro. Uniformi perché non ci deve essere nessun vantaggio da parte di nessuna porzione della traiettoria. Quindi l'assoluta perfezione estetica. E naturalmente il tempo che comanda, le parche che comandano qua giù, lassù invece il tempo non comanda, e naturalmente tutto questo è chiuso nella scatola delle stelle fisse, al di fuori della quale noi abbiamo Dio. Ecco, questo è il riassunto: il mondo celeste, il mondo terrestre e i famosi quattro elementi di Empedocle: aria, acqua, terra e fuoco, mentre la quintessenza, questo materiale particolare che dà luogo al cielo e ai corpi celesti insieme, che non cambia nel tempo. No, una costruzione che non è soltanto bella, ma è anche estremamente conveniente, perché non c'è il tempo per parlarne adesso, ma capite che è rassicurante essere al centro del mondo. È rassicurante essere al centro di un mondo che ha fatto il Padre Eterno, chiunque esso sia, gli dèi piuttosto che un Dio, il quale si è preoccupato di metterci al centro del mondo. Ci ha punito, dice a un certo punto, la nostra religione, mandandoci via dal paradiso terrestre, ma comunque ci ha messo al centro del mondo. Questo sarà un grosso ostacolo alla scienza, scrostare questo bisogno dell'uomo di essere al centro del mondo, perché essere al centro del mondo significa essere autorizzati a credere di essere figli di Dio. Altrimenti chi ve lo dice che siete figli di Dio? È divertente questa figura, perché vi fa vedere come si muove il mondo. Ci sono gli angeli che girano delle manovelle, è il primo mobile. Tutto sommato non è il Padre Eterno che fa il lavoro, lo fa fare agli angeli. Gli angeli sono lì con delle manovelle che girano e fanno sì che la volta celeste abbia tutti i movimenti che noi vediamo. E quali sono questi movimenti? Li dobbiamo descrivere. I greci hanno inventato il modello, hanno inventato quella cosa che ancora noi oggi usiamo per rappresentare il mondo. Non ciò che è, ma ciò che io riesco a rappresentare con il linguaggio della matematica, anzi della geometria nel caso dei greci. Quindi moto circolare uniforme, oppure se ho bisogno di qualcosa di un po' più complicato, due moti circolari uniformi. Vedete? Un moto circolare uniforme, che è questo, e in senso contrario un epiciclo che li corre in modo uniforme intorno a questo centro, e che a sua volta è un moto circolare uniforme, per cui combinando questi due si ha quasi un moto ellittico. Tolomeo, che era un raffinato osservatore, si accorge che questo non funziona, non basta per spiegare le apparenze, e allora è costretto, per conservare l'uniformità e la circolarità, ad ammettere che né la Terra né il punto di uniformità siano al centro, ma che questo modello preveda che la Terra si sposti, si collochi in una posizione fuori centro lungo l'asse maggiore, e l'uniformità sia non rispetto al centro ma rispetto alle quante, a un punto simmetrico rispetto al centro in relazione alla Terra. Quindi una costruzione cervellotica incredibile che ha il solo scopo di rappresentare le apparenze.
Finalmente arriva la rivoluzione scientifica, arriva Copernico, Copernico per tutta una serie di ragioni dice no, no, è giusto il contrario, è il Sole al centro del mondo e la Terra gli gira attorno. Ma Copernico è un uomo medievale, utilizza ancora questo schema, utilizza ancora uno schema di tipo tolemaico dove però ha sostituito alla Terra il Sole. È un'enorme rivoluzione. Io spesso domando ai ragazzi, ma se voi adesso andaste a casa e vedeste vostra madre cucinare gli spaghetti con la pentola in mano e dice mamma, sono stato a una conferenza di astronomia e mi hanno detto che non è il Sole al centro del mondo, ma è la Terra al centro del mondo, pensate che vostra madre lascerebbe cadere la pentola degli spaghetti, si metterebbe i capelli, la mano nei capelli urlando? Probabilmente non si accorgerebbe nemmeno del vostro commento, perché in fondo che ve ne importa a voi se è la Terra o il Sole al centro del mondo? Forse a voi non importa, ma all'uomo del Cinquecento importava in maniera enorme, perché significava levare non solo la Terra dal centro del mondo, ma gli abitanti della Terra dal centro del mondo, cioè spostare l'uomo dal centro del mondo. E questo era drammatico per l'epoca. Per cui cambia il centro del mondo, ma non tutti sono convinti che la soluzione sia giusta. C'è un danese, un grandissimo astronomo danese, che dice no, il centro del mondo per rispetto alla Bibbia deve essere ancora la Terra. Però siccome Copernico torto non ce l'ha, allora sai che faccio? Faccio un sistema misto, in cui metto la Terra al centro del mondo, attorno alla Terra girano sia Marte che Giove che Saturno, ma Mercurio e Venere girano primariamente attorno al Sole. Ormai il povero Aristotele era stato messo in cantina, quindi si poteva ammettere che la Terra non fosse il centro di tutti i moti circolari celesti, e in questo modo ottiene un sistema che è abbastanza simile a quello di Copernico dal punto di vista fenomenologico, ma è completamente diverso dal punto di vista interpretativo e filosofico. La Terra qui è al centro del mondo, nel sistema di Copernico invece è il Sole al centro del mondo e l'uomo non è al centro del mondo. Finalmente arriva questo che è un pazzo scatenato, si chiama Keplero, è un uomo strano, la sua biografia è interessante perché fa vedere come il genio e la sregolatezza davvero qualche volta convivano. È un uomo che è talmente folle che riesce a scrivere un somnium nel quale immagina che sua madre sia una strega che a un certo momento lo rapisce e lo porta sulla luna. L'idea è di descrivere la luna. Non si rende conto che in questo modo accusa di stregoneria sua madre. Siamo in Germania all'inizio del 600, sua madre viene arrestata e processata e condannata a rogo, e quest'uomo dovrà spendere 20 anni della sua vita e un patrimonio per salvargli la pelle. Questo per darvi la misura della follia di un uomo che è talmente folle che può immaginare che non solo il Sole sia al centro del mondo, ma le orbite non siano circolari e uniformi, ma siano ellittiche e percorse in modo diverso. Scopre le famose tre leggi, le orbite ellittiche, la costanza della velocità areolare e finalmente la proporzionalità tra il quadrato del periodo di rivoluzione e il cubo del grand'asse, che sono le famose tre leggi di Keplero, che poi serviranno a Newton per fare la sua teoria. Quindi Newton dimostra che la sua meccanica non vale solo sulla Terra, ma vale anche il cielo. Attenzione, la sua meccanica non vale solo sulla Terra, ma vale anche in cielo. Sulla Terra lo fa in laboratorio, con i piani inclinati, con il pendolo, ma in cielo lo fai con le leggi di Keplero. La sua meccanica dava conto delle tre leggi di Keplero, anzi, correggeva la terza legge, rendendola ancora più chiara. Spiegava perché il Sole è al centro del mondo, perché pesa di più. È poco? È immenso. È la prima volta che l'uomo dimostra
che cielo e terra sono la stessa cosa. La stessa meccanica che vale sulla terra vale in cielo. Ecco perché si parla di costante di gravitazione universale. Non è la gravitazione universale, è la costante che è universale. Vuol dire che ovunque, noi diremmo oggi, ovunque e in qualunque tempo, questa costante è costante. Per esempio, guardate, quando viene descritto in un grande atlante celeste, lo potete trovare su internet, è meraviglioso, il Doppelmayr, è una rappresentazione artistica delle bellezze del cosmo così come era inteso all'epoca, siamo intorno alla metà del Settecento. Vedete, Eulero, il grande matematico, nel frontespizio del suo libro pubblicato un paio d'anni dopo, due o tre anni dopo, riutilizza la stessa figura, la pluralità dei mondi, a indicare che cosa? Non come in questo caso un'idea cosmologica, ma a rappresentare il fatto che la meccanica di Newton vale sia nel sistema solare che in ogni altro angolo dell'universo. E i gesuiti, questo l'ho trovato io andando a visitare il Clementinum a Praga, i gesuiti, che ovviamente non ci potevano credere, era proibito credere a qualche cosa che verrà accettato solo la metà dell'Ottocento dalla Chiesa, però nella loro biblioteca di matematica, guardate, no, qua sopra, nella loro biblioteca di matematica, affrescano, allo stesso periodo, esattamente la stessa cosa. Ma siccome sono gesuiti, non l'affrescano nella biblioteca di scienze naturali, ma in quella di matematica. È una supposizione, è un'ipotesi, ma come vedete era un'ipotesi estremamente ragionevole. Vi faccio vedere una cosa interessante. Questo signore è sempre il Keplero di cui vi parlavo prima. Keplero si pone questa domanda, dice: quanti satelliti ha Marte? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Non c'è ancora il telescopio, come faccio a saperlo? Verrà scoperto molto più tardi quanti sono. Ma lui fa sto ragionamento, dice: Venere quanti satelliti ha? Zero. La Terra quanti ne ha? Uno, la Luna. Giove quanti ne ha? Quattro. Quelli scoperti da Galileo Galilei, i pianeti Medicei, no? Io, Europa, Ganimede e Callisto. Favoloso. Allora abbiamo 0, 1, non so, Marte, e 4. Al non so che ci mettiamo? 2. Lo dice un professore di greco. Eccolo qua, 2. Quindi Marte dice a 2. Il ragionamento è folle. Il guaio è che Marte ha veramente due satelliti. Sono stati scoperti nel 1877 con un telescopio abbastanza importante da un americano e sono due sassolini di pochi chilometri, quasi invisibili. Keplero non poteva conoscerli in nessun modo, ma con un ragionamento li trova. Allora uno dice: la validità del ragionamento? No, l'assoluta validità del caso. Voglio farvi riflettere sull'importanza di non farsi guidare da una numerologia. Secondo voi, se prendessimo a caso una stella, tra le infinite stelle del cosmo ne prendiamo una e la mettiamo qua. Poi prendiamo un pianeta, per esempio la Terra, e lo mettiamo in orbita a una certa distanza dal Sole. Scegliete voi sia la stella che la distanza. Poi prendete un satellite, lo scegliete come vi pare, e lo mettete in orbita attorno al primario. Quindi avete scelto una stella come pare a voi, un pianeta l'avete messo dove pare a voi, poi avete scelto un satellite delle dimensioni che volete, lo mettete attorno a questo pianeta e lo fate girare su un'orbita di raggio che scegliete voi. Qual è la probabilità che le dimensioni angolari del Sole che avete scelto e del satellite che avete scelto siano le stesse quando sono viste dal pianeta? Zero. Perché potete scegliere quattro cose come pare a voi. Qual è la dimensione angolare del Sole e della Luna? Assolutamente la stessa. Allora uno dice: non può essere per caso, e invece è per caso. Non c'è nessuna ragione perché non sia per caso. Però vedete come, se uno forza l'interpretazione, si mette nei guai.
la scoperta di Urano. Perché vi parlo della scoperta di Urano? Perché la scoperta di Urano fece, scoperta bellissima, fatta da Herschel per caso, una cosa stupenda, su cui potremmo parlare per ore, che fa vedere la forza dell'uomo. Herschel era un musicista che si era appassionato all'astronomia da tutto se stesso. Pensate che dirigeva l'orchestra e negli intervalli andava fuori a guardare il cielo, poi tornava dentro, continuava a dirigere, poi faceva un altro intervallo e andava fuori a guardare il cielo. Un uomo dedicato, il classico prussiano, diciamo, anche se la Prussia ancora doveva nascere come tale. Bene, scopre Urano e che cosa succede? Succede che questa legge numerica, la legge di Titius Bode, che vedete prevedeva in base a questa semplice regoletta, dove n è 0, 3, 6, 12, 24, 0 per Mercurio, 3 per Venere, 6 per la Terra, 12 per Marte, 20, eccetera, eccetera, prevedeva le distanze dei pianeti. Guardate con quale precisione, incredibile. Quando scoprono Urano, guardate dove va a finire Urano. Sorbole. Ma allora non può essere per caso, allora questa formula deve nascondere qualche cosa di misterioso. C'era solo un problema, che questa formula funzionava alla grande a condizione di saltare, in questa successione, saltare un posto tra Marte e Giove. Cioè, la formula stava dicendo, signori, tra Marte e Giove ci deve essere un corpo celeste. Ah, caspita, questa è una cosa interessante. Nel momento in cui scopro che la formula funziona per un pianeta che non esisteva prima, beh, che cosa faccio? Faccio una polizia celeste, questo signore, il barone von Zach, fa una grandissima campagna in cui mette insieme nazioni che erano in guerra, la Francia, la Germania, l'Italia, l'Inghilterra stessa, per andare a trovare questo corpo, che viene invece trovato per caso da questo signore che si chiama Giuseppe Piazzi, la notte del primo dell'anno tra il 1800 e il 1801, era un prete, quindi il primo dell'anno non festeggiava, stava al telescopio, e che si chiama Cerere. È stato appena visitato Cerere, vorrei mostrarvi il movie, ma se ci sarà tempo ve lo farò vedere. Allora, la scoperta di questo pianeta conferma che la legge di Titius Bode è una legge di natura, cioè ci deve essere qualcosa dietro, qualcuno la deve spiegare. Vorrei essere chiaro, ragazzi, prendete la famosa formula di Balmer che rappresenta lo spettro dell'idrogeno. Il signor Balmer era un insegnante di scuola svizzero, il quale empiricamente scopre una formula che rappresenta le righe dello spettro dell'idrogeno. Fantastico. Ma non è diversa dalla legge di Titius Bode, è una legge empirica che rappresenta ciò che vedo. Poi arriva un danese di nome Bohr, il quale dimostra che quella formula si ottiene con le regole di quantizzazione dell'atomo, che sono il primo passo della nascita della meccanica quantistica, su cui la fisica moderna si fonda. Dunque, qualche volta le regole empiriche funzionano, qualche volta, come in questo caso, non funzionano. Perché vi ho parlato di Urano? Perché vedete, Urano, appena viene scoperto, viene inseguito dagli astronomi, i quali guardano dove va. Ma contemporaneamente gli astronomi teorici, cioè i meccanici celesti, calcolano con le regole di Newton, con le regole della meccanica newtoniana, calcolano dove dovrebbe andare. La cosa brutta è che, mentre tutti gli altri pianeti vanno dove Newton dice, Urano non ci va. Cioè Urano, dove dovrebbe essere un po' più lento e più veloce, dovrebbe essere più veloce e più lento. Non funziona. Allora, o è sbagliata la legge di inerzia, F uguale ad MA, o è sbagliata la legge di forza, no? Quella che lega il prodotto delle masse all'inverso del quadrato della distanza, oppure mancano dei corpi. Siccome l'ipotesi, le prime due ipotesi significavano bastonare Newton e nessuno aveva il coraggio di bastonare Newton, ecco che si deve ammettere la terza. Ci deve essere un perturbatore, questo perturbatore viene indicato come posizione da un francese che si chiama Le Verrier e viene scoperto, ed è Nettuno. Nettuno viene scoperto con la matematica, utilizzando che cosa? Le perturbazioni. Allora uno dice, ho scoperto un nuovo modo per fare scienza. Ed infatti,
che cosa succede? Che il povero Nettuno non va sulla legge di Titius Bode. Poi quando verrà scoperto Plutone sarà ancora peggio. Quindi la legge di Titius Bode, da cui tutto questo nasce, è sbagliata. Sbagliata vuol dire non rappresenta nemmeno le apparenze. Non solo non conosciamo la ragione fisica di questa legge, ma questo potrebbe essere solo il frutto della nostra ignoranza, ma era una buona approssimazione fino a che non abbiamo trovato i corpi più esterni. Dopodiché questa legge è risultata falsa. Ma il metodo che abbiamo appena visto, cioè di trovare un pianeta con il calcolo attraverso le perturbazioni, non funziona sempre. Perché? Perché il metodo ha funzionato in quanto io ho scelto l'ipotesi giusta. Ho detto, non è sbagliata la teoria, sono sbagliati gli ingredienti. Io non ho sbagliato la ricetta della torta, non ci ho messo lo zucchero. Se ci metto anche lo zucchero, la torta viene bene. Ma la ricetta è quella giusta. Esiste un esempio contrario della ricetta sbagliata con gli ingredienti giusti. E l'esempio è Mercurio. Mercurio, vedete, ha un'orbita che è fatta così, un'orbita a rosetta, per motivi che sono legati allo schiacciamento del Sole, alle leggi della gravitazione classica. Tanto è vero che la gravitazione classica spiega il moto dell'asse maggiore, vedete, è una rotazione dell'asse maggiore. Il moto dell'asse maggiore, che è di 5.600 secondi al secolo, ne spiega di questi 5.557, ne mancano 43. Uno dice, dai ragazzi, insomma, immaginate che uno vi debba 5.600 euro, dice guarda ce li ho, mi mancano 43 euro, voi cosa fate? Dice vabbè dai, importa, tieniteli. No, ci deve essere una ragione. Questi 43 euro che mancano devono saltare fuori. E allora che cosa si fa? Si fa esattamente la stessa pensata. Si dice, ci sarà un pianeta che perturba più vicino di Mercurio al Sole, lo chiameremo Vulcano, per ovvi motivi, ma Vulcano non c'è. Come si spiegano questi 43 secondi? Con la relatività generale di Einstein. Relatività generale di Einstein che dà conto, quindi, un cambiamento nella teoria della gravitazione. Guardate che la teoria della gravitazione ha dato luogo ad errori clamorosi. Uno degli errori più clamorosi è quello del signor Eddington. Eddington era un mormone inglese che non voleva andare in guerra perché i mormoni sono pacifisti e se la cava perché nel 1916 Einstein aveva pubblicato la relatività generale e 1916 c'era la prima guerra mondiale. Eddington era segretario della Royal Astronomical Society, riceve, nonostante che la Germania fosse in guerra con l'Inghilterra, attraverso l'Olanda, il manoscritto della relatività generale, se ne innamora e dice devo dimostrare che c'ha ragione, che questo ebreo tedesco c'ha ragione. E allora come si fa a dimostrare che c'ha ragione? Beh, si può per esempio utilizzare l'effetto di lente gravitazionale del Sole. Ve lo spiego con un esempio. Prendete un campo stellare, vedete, ho rappresentato delle stelle. Che cosa dice la relatività generale? Che se voi ci mettete il Sole in mezzo, cioè una massa, questa massa funziona nel senso che curva lo spazio. Curvando lo spazio è come se realizzasse una lente per cui noi non vediamo le stelle dove si trovano, ma le vediamo, vedete, radialmente un po' più lontane. Ve lo faccio rivedere, non le vediamo dove sono, ma radialmente un po' più lontane. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna fotografare un campo stellare, aspettare che il Sole ci vada dentro, vedere se l'impressione è che le stelle si siano allontanate dal Sole e il gioco è fatto. C'è solo un piccolo particolare, che quando c'è il Sole le stelle non si vedono, perché, vedete, quando c'è il Sole è giorno. E allora che cosa bisogna aspettare? Bisogna aspettare un'eclisse di Sole. Quando c'è l'eclisse di Sole, il Sole c'è, ma il cielo è buio. E quindi posso fare l'esperimento. Eddington andò, preparò l'esperimento, nel 1919 la guerra era finita, riuscì ad andare in questa isoletta africana al largo della costa d'Avorio, fece le fotografie, prima
e durante l'eclisse, confrontò le fotografie, dimostrò che questo effetto c'era, questo fece un enorme scalpore, il New York Times dette la notizia, Einstein scrisse alla mamma, dice mamma, mi ha appena telegrafato Lorentz, un grande fisico olandese, dicendomi che l'esperimento è riuscito, diventerò un uomo famoso, effettivamente diventò immediatamente famosissimo, ma non era vero, non era assolutamente vero. Quelle stesse lastre sono state rimisurate successivamente e non mostrano l'effetto, il che non vuol dire che la relatività generale sia sbagliata, al contrario. Ma il desiderio di Eddington di dimostrare che era vera era talmente forte, evidentemente, che ha visto lucciole per lanterne. Esistono molti esempi, e la storia ce li insegna, di questo tipo di cose. Recentemente la relatività ha avuto una conferma straordinaria che sono le onde gravitazionali di cui avete sentito parlare. Questa è una conferma molto forte, anche se continuiamo a tremare, perché siccome l'esperimento è di una delicatezza inaudita, pensate che voi starnutite in prossimità di questi immensi rivelatori, i rivelatori se ne accorgono, quindi dovete eliminare anche gli starnuti. Quindi l'esperimento è estremamente delicato. Ora, avere trovato l'implosione, la fusione di due buchi neri, 30 masse solari, 5 minuti dopo aver acceso l'apparecchiatura restaurata, diciamo, è qualcosa che ci fa tremare le vene e i polsi. Tuttavia, al momento attuale, al meglio delle nostre conoscenze, la relatività generale ha ricevuto l'ennesima conferma. La conferma più delicata, quella delle onde gravitazionali, ma è nata nel modo sbagliato, nel senso che la conferma di Eddington non era una conferma. Lo sapevano talmente bene che nel 1922, quando si trattò di dare il premio Nobel a Einstein, non si poteva non darglielo, aveva fatto una caterva di scoperte fondamentali, decisero di non darglielo per la relatività generale, ma per l'effetto fotoelettrico, proprio perché non si fidavano. Vabbè, questo lasciamo perdere, questo ecco, il premio Nobel che sentirete l'anno prossimo tintinnare, non sappiamo bene a chi verrà dato, perché ormai gli esperimenti di fisica si fanno con 5.000 persone, tipicamente il premio Nobel poi viene dato al capofila, che magari non è necessariamente quello che se lo merita di più. Andiamo a vedere un attimo, mi resta poco tempo, andiamo a vedere allora. Salterò tutto questo, perché ormai il tempo è andato. Volevo parlarvi della scoperta delle galassie, perché nel mondo delle galassie i problemi sono stati drammatici. Ne accennerò uno solo, che è quello che mi sta più a cuore, la scoperta delle galassie. Quando il telescopio ha cominciato a mostrare le famose nebulose, la gente non sapeva cos'erano le nebulose e rinacque il solito problema. Benissimo, io non sono al centro del mondo, ormai lo sappiamo, ma il mio sistema solare, attenti, questa sedia non è il centro del mondo, ma questo edificio è il centro del mondo perché contiene il Sole. Quindi, per favore, non mi dite che Palazzo Orfini non è il centro del mondo, perché se non è il centro del mondo io vado veramente in periferia. Allora, che cosa avevano fatto gli astronomi del Settecento, cominciare da Herschel per arrivare fino al grande Kapteyn all'inizio del Novecento? Avevano risolto il problema dicendo che l'universo era fatto da un unico gigantesco sistema di stelle che si chiamava Via Lattea. Il Sole si trovava non proprio al centro, ma praticamente al centro di questa distribuzione di stelle, e tutto il resto, tutti gli altri agglomerati che si vedevano, erano dei piccoli satelliti di questo immenso sistema. A Kant gli venne in mente invece un'ipotesi diversa, l'ipotesi degli universi isola, cioè che l'universo fosse popolato di isole, come un arcipelago, ognuna delle quali simile alla Via Lattea. Quale delle due, vedete, questo è come lo vediamo oggi l'universo, ognuno degli oggetti che vedete qui è una galassia, simile, più grande, più piccola, della Via Lattea.
Queste galassie erano state osservate, disegnate prima che ci fossero le fotografie, disegnate da questo signore che era un nobile inglese che si era costruito un gigantesco telescopio. Vedete bellissime immagini, anche questo è un fiorentino invece, o meglio un tedesco che lavorava a Firenze, che essendo anche un pittore riusciva a rappresentare magnificamente nell'Ottocento questi oggetti. Proprio mentre sta nascendo l'astrofisica, con la misura delle distanze, questo signore che si chiama Hubble dimostra che le galassie esistono, che l'universo è quello kantiano degli universi isola e che purtroppo ha ragione un certo Shapley, che è un suo nemico mortale, ma ahimè anche i nemici, così come gli amici, amicus Platos et magis amica veritas, diceva Aristotele, e si può dire la stessa cosa per i nemici, uno potrebbe dire nemico Platone, ma più amica è la verità. Quindi la verità qual è? Che il sistema solare non è al centro del mondo, non è al centro della Via Lattea, è in estrema periferia. Sapete quanto ci metteremmo viaggiando alla velocità della luce ad andare al centro della Via Lattea? Ci metteremmo 30.000 anni viaggiando a 300.000 chilometri al secondo senza mai fermarci. Quindi una distanza enorme, smisurata, ma è nulla in confronto alle dimensioni del cosmo e è nulla rispetto alla marginalità della Via Lattea, la quale è semplicemente un membro, neanche il più importante, di un gruppetto di galassie, una trentina di galassie, tra cui importanti sono due che si chiamano Maffei, portano il nome di un astronomo di Foligno, ed è l'unico caso nella storia dell'astronomia di un corpo celeste che porti il nome di un essere umano, quindi un primato di Foligno assolutamente straordinario. Bene, questo gruppetto si trova a una distanza di 60 milioni di anni luce, quindi 60 milioni di anni viaggiando alla velocità della luce, dal grande agglomerato di galassie nell'ammasso della Vergine, da cui noi dipendiamo gravitazionalmente. Quindi siamo estremamente periferici. Ma chi se ne frega? Tanto l'universo non ha un centro, si dice, a questo punto le cose vanno bene. Finisco, non vi mostrerò più il resto, con un'ultima considerazione. Quando Einstein, dopo aver fatto la sua relatività generale, ha avuto bisogno di spiegare come funzionano le cose, ha detto: ma che ci metto nelle mie equazioni? Cioè, che modello di cosmo mi faccio? Siccome lui era un seguace di Spinoza, del filosofo, che pensava che Dio e la natura fossero la stessa cosa, dice: vabbè, se la natura è Dio, siccome Dio è quel qualche cosa che è fuori dal tempo, Dio inventa il tempo, ma il tempo non gli appartiene, anche l'universo deve essere al di fuori del tempo. Cos'è una cosa al di fuori del tempo? Una cosa perfetta, che non cambia. Ma l'universo di gravitazionale è un universo che deve collassare per forza, perché ha un peso e quindi collassa su se stesso. Bisogna inventare una forza che lo equilibri perfettamente. E inventa la famosa forza repulsiva, completamente sbagliata, completamente impropria, soprattutto in quel momento, perché tra l'altro Einstein sapeva benissimo che un universo in equilibrio è instabile, cioè se lo tocchi si scassa. Però dice: vabbè, insomma, in qualche modo, come disse Newton, a un certo momento interverrà il Padre Eterno a mettere le cose per bene. Bene, chiudo dicendovi questo. Questo che Einstein giudicò il più grande errore della sua vita, nel 1932, quando incontrò Hubble e Hubble gli spiegò che l'universo era in espansione, lui disse: porca miseria, ho sbagliato, gravissimo, manco per niente. Oggi noi abbiamo ritirato fuori la forza repulsiva per spiegare alcuni fenomeni.
Allora uno potrebbe dire, ah, ma vedete il genio. Il genio ci azzecca sempre, anche quando sbaglia c'ha ragione. Come il capo, no? Io avevo comprato in America un affarino che aveva scritto regola numero uno, il capo ha sempre ragione. Poi lo giravi e c'era regola numero due, se il capo ha torto, segui la regola numero uno. Ecco, il genio ha sempre ragione. No, il caso ha sempre ragione. L'uomo mette il proprio ingegno in quello che fa. Lo mette in astronomia, come lo mette in fisica, in biologia, come lo mette nelle espressioni della sua humanitas, nel pensiero filosofico, nel dipingere piuttosto che nel comporre musica o nel comporre poesia. Qualche volta ci azzecca, qualche volta sbaglia, ma noi abbiamo la tendenza a dare del genio a colui che ci ha azzeccato. Magari non ci pensava proprio, ma a distanza di tempo il suo pensiero si dice, vedi, corrisponde esattamente a come stanno le cose. Allora, siccome voi siete giovani e vi affacciate al futuro, se vi dedicherete, e ve lo consiglio perché è un'attività bellissima, alla ricerca scientifica, ricordatevi che entrerete in questo sacrario della scienza portando non soltanto quello che avete imparato, la vostra intelligenza, la vostra purezza mentale, ma anche tutta la vostra umanità, tutti i vostri sogni, tutte le vostre paure, tutti i vostri mal di pancia. Beh, fate in modo da saperlo, non li potrete eliminare, né in voi, né in quelli che vi hanno preceduto, né in quelli che vi seguiranno. Ma siatene consapevoli, la scienza non è qualche cosa al di fuori di noi, è qualche cosa che noi facciamo, ciò che è al di fuori di noi è la natura. La scienza è qualche cosa che viene dall'uomo e come tale è non soltanto perfettibile, ma estremamente umana. Grazie. Ringraziamo il professore perché, come sempre capita, chi è veramente padrone della materia ha coniugato ricchezza di contenuti con una fruibilità a tutti i livelli, anche il mio che sono un ignorante di queste cose. Volevo chiedere a chi dirige, abbiamo dei minuti per qualche domanda? Allora, adesso a voi. Nessuno vuole... Prego, deve venire qui però. Primo studente di Venezia. Meno che siamo rimasti nella scuola, sempre tutti messo subito. 3 più 3 uguale 8. Me lo spiegate? 3 più 3 uguale 8. Grazie. Il primo 3 va invertito. Allora, il caso per me non esiste. Cioè, è una valutazione nel tempo di quello che spieghiamo. Lei, grazie, ha spiegato perché 3 più 3 è uguale 8. Questa è matematica, però è anche arte. Scusate. Cioè, far capire con un trucchetto, evidentemente, che è possibile dire 3 più 3 uguale 8. Come posso dire? Concezione di qualche cosa che rappresentiamo. Se io invece lo rappresento, come giustamente ha fatto osservare, in modo inverso, ci sono anche altri esempi su questo. Ho una visione non immaginabile, secondo la matematica, ma secondo l'arte. Perché? Perché l'arte ci permette, e la poesia, ci permette di sorpassare il tempo. Mi spiego. Se questo lo dicevamo ai tempi dei Greci, no? Loro fondatori della razionalità e anche di qualcos'altro, oppure della geometria, certo ci prendevano per matti. Però, detto da uno di voi, da lei, è comprensibile la mia spiegazione che sto facendo. Domanda, no, domanda, perché secondo me il caso non esiste? Grazie.
No, ce l'ho, grazie. Dunque, 3 più 3 fa 6, non fa 8. Questa è la risposta. 3 più 3 fa 6. E questo è il punto. Se poi fa 8, si va esattamente in quella direzione che dicevo io. Se ci metti l'arte, ci metti la poesia, ci metti il mal di pancia, ci metti un bicchiere di vino di troppo, o cose di questo genere, allora 3 più 3 può fare qualunque cosa, ma 3 più 3, ahimè, fa 6. O perlomeno lo faceva. Domande rapide se ci sono, per favore. Un fanciullo o una fanciulla. Dai, fatevi coraggio. Inventatevi una cosa qualunque. Penso che dobbiamo chiudere. Bene, allora ci congediamo, ringraziamo ancora, grazie dell'attenzione che avete messo, anche facilitata dalla amabilità della conversazione, grazie ancora, grazie al professore, grazie a tutti.